tempo preciso. C'è una voglia di farlo nel minor tempo possibile. Per far questo, ogni giorno avrei preferito durasse 26 ore, 28 ore, in modo che così potevo guardare di più, parlare di più e capire di più. Proprio perché ogni allenatore, per conoscere la propria squadra, deve lavorarci. Io ho seguito in questi mesi tutte le formazioni di Serie A, per più partite giocate, 6 o 7 per ogni squadra di Serie A. Per cui un'idea di massima uno ce l'ha, però è un'idea esterna. Poi arrivi dentro e cominci a verificare. Dentro a questo discorso c'è anche la consapevolezza che se dopo 4 mesi una squadra ha già delle dinamiche costruite, dei meccanismi che sono già scattati. Il basket è un gioco di ripetizioni, quindi le cose sono già state capite, sviluppate e portate in mezzo a campo. Quindi sto cercando di capire tutto questo, sto cercando di capire le dinamiche attraverso le quali poi poter intervenire. Il ruolo, secondo me, dell'allenatore che arriva non è quello di giudicare chi l'ha preceduto, che comunque saluto, Gigio è una persona che conosco e lo saluto, è quello di cercare di entrare prima possibile in sintonia con la squadra per cercare di cambiare ritmo alle cose che evidentemente fino a questo momento non avevano portato a dei risultati.